Riparto dalle parole che ha detto poco fa il DS Matteassi ai nostri microfoni quando gli abbiamo fatto notare degli 8 gol subiti in questo inizio campionato, ha detto siamo dei polli. Ho capito, ma cosa volete che vi dica io? Troppi. Che i nostri difensori non sono all'altezza? No, sono all'altezza. Cosa volete che vi risponda? Che prendiamo dei gol perché siamo squilibrati? No, se andiamo a vedere tutti i gol che abbiamo preso, siamo sempre in situazioni di superiorità numerica. Li abbiamo presi, evidentemente commettiamo degli errori come quelli di oggi. Siamo stati maldestri, pronti via nell'azione del primo gol, poi aveva recuperato le posizioni e praticamente ci siamo fatti la seconda autorete. Poi siamo riusciti a fare un calcio di rigore con una difesa schierata. Errori che in questo momento avvengono, che per il livello dei nostri difensori non dovrebbero avvenire, ma che in questo momento avvengono, e che dobbiamo fare, dobbiamo soltanto trovare più concentrazione, più determinazione, più lucidità e anche più tranquillità, per cui voi è giusto che ne parlate, però noi sappiamo che non dipende, cioè questa non è una squadra che dal punto di vista difensivo, tattico e dello spessore individuale dei difensori ha carenze, assolutamente no. Probabilmente ci saranno momenti in cui invertiremo nettamente la tendenza. Io mi permetto di fare delle domande sulla sua risposta, Auteri, perché chiaramente nessuno discute le qualità dei difensori del Pescara. La domanda che le faccio è se sono proprio adatti a come pensa il calcio lei, nel senso andare a pressare molto alto, a scappare poi via in caso di ripartenza. Prima domanda, è vero che sui singoli episodi non si tratta di errori tecnico-tattici ma solo di ingenuità, però spesso il Pescara soffre quando gli avversari ripartono. Questa sera Arena ha fatto tanto. Ma Arena ha fatto tanto, gli avversari ripartono quando commettiamo degli errori, ma succede anche a noi quando gli avversari hanno questo tipo di atteggiamento. Anche noi siamo stati in grado di ripartire, anche noi abbiamo fatto dei gol. Il calcio è fatto di tanti aspetti. Se poi voi dite che noi ci dobbiamo difendere sempre con 8, 9 persone, 10 dentro l'area di rigore, io non faccio questo tipo di calcio. No, quello non probabilmente neanche le avremmo vinte. È una questione di equilibrio. Ripeto quello che ho detto prima. Non siamo mai stati in inferiorità numerica, anche loro oggi hanno cercato di aggredirci, hanno accettato il 3 contro 3, il Gubbio, perché non dovremmo farlo noi? Quindi andiamo piano con i giudizi, non è il momento di tirare delle linee definitive o crearci delle problematiche che non sono vere. Le problematiche vere sarebbero se avessimo dei difensori di spessore individuale poco adatti alle categorie, invece no, non è così, è chiaro che dobbiamo migliorare, possiamo migliorare. O se dal punto di vista tattico lasciassimo sempre le situazioni in inferiorità numerica, noi di situazioni in inferiorità numerica non abbiamo lasciato, oggi abbiamo fatto un passaggio indietro non adeguato e poi praticamente abbiamo recuperato la posizione, pronti via e l'azione sembrava quasi chiusa, anche se pericolosa, e poi maldestramente ci siamo fatti autorete, la seconda e il terzo rigore che prendiamo in appena 6 gare, ecco. Evidentemente non siamo così perfetti e tempisti, evidentemente anche nell'azione del calcio di rigore di oggi Arena era murato, aveva poco spazio dove andare, lo avevamo stretto bene, solo che bisogna evitare di mettere il piedino perché magari poi l'avversario, ecco. Un po' di malizia in più, un po' di attenzione in più, un po' di concentrazione in più, ma credo che non abbiamo problemi. Io faccio le mie ultime due domande, poi una da studio di Massimo Profeta. La mia domanda è intanto sulle scelte. Galano non si è neanche scaldato. Ieri Torrente aveva speso parole bellissime per Galano. Problemi fisici, ha avuto qualche acciacco, solo scelta tecnica? No, ma guardate, abbiamo giocato 3 giorni fa, è impensabile, pure loro hanno cambiato, hanno tolto alcuni giocatori, hanno giocato altri. Noi abbiamo una rosa all'altezza, perché non cambiare? Ma hanno fatto bene, ha fatto bene Marilungo, ha fatto bene Clemenza, era fresco, ha fatto bene De Marchi, quindi le scelte si fanno prima, poi uno spera sempre che i giocatori possano dare un apporto importante, ma credo che l'hanno fatto. E poi soprattutto avevamo giocato sabato una partita fino al 95esimo, anche oggi abbiamo dimostrato di stare bene, poi certo. I ritmi noi li teniamo tutta la gara e probabilmente nel secondo tempo gli altri non riescono a tenere i nostri ritmi. Andiamo avanti, il pareggio va accettato contro un buon avversario. È chiaro che dobbiamo sapere che se magari non le incanaliamo in quel senso le partite, quindi se evitiamo di prendere gol
abbastanza banali. È chiaro che poi le partite possono diventare migliori per noi. L'ultima da parte mia è sull'ingresso di Jumbo. Memushai alzato, un po' come fece a Carrara, se non ricordo male. Ho visto più equilibrio in mezzo al campo, è d'accordo? Ma non è una questione di equilibrio. Loro si sono abbassati tanto, non hanno più giocato. Le partite si giocano 90 minuti. All'interno di una partita se ne giocano 4-5 dal punto di vista tattico. Li abbiamo un po' destabilizzati. Loro hanno rinunciato a giocare, cosa che avevano fatto un po' di più nei primi 20 minuti soprattutto, quindi giocavano sempre questa palla lunga, andavano a giocare sulla seconda palla. Memusci ha le caratteristiche per fare quel ruolo, Clemenza ha le caratteristiche per fare quel ruolo, Ferrari, De Marchi, Dursi hanno le caratteristiche, Giambo ha le caratteristiche per fare quel ruolo. Io cerco di non snaturare nessuno, piano piano, ma sono cose che noi possiamo fare prima, durante, dopo, ma non è il problema tattico di numeri, sarebbe troppo banale e riduttivo. Intanto questa è una squadra che comunque non ha perso ed è una squadra che può migliorare tanto. L'ultima da studio, Massimo Fabio. Sì, la facciamo fare a Fabio. No, io mister le volevo chiedere, rispetto alla partita che ha preparato, se ha trovato delle difficoltà sulle uscite nella prima costruzione del Gubbio, perché a me è sembrato che vi hanno messo un po' in mezzo il primo tempo soprattutto, e se lei era consapevole di questo o se ci sono state delle difficoltà poi durante la partita. Se rispetto a come avete preparato la partita il Gubbio vi ha messo un po' troppo in difficoltà sulle uscite? No, non credo, loro ci hanno messo in difficoltà, ma lo sapevamo, su questi palloni lunghi in cui insomma ci hanno anche prestanza fisica con Sarao, e ci hanno messo in difficoltà in tutte le volte in cui noi abbiamo perso qualche pallone stupido a 20-25 metri dalla loro porta senza chiudere l'azione, quindi abbiamo dato qualche possibilità a volte di uscire, anche se poi quasi sempre li abbiamo frenati. Il fatto che hanno cambiato è secondo me perché ci temevano, ci rispettavano, quindi rispetto al solito Torrente ha pensato di bloccare tre sulle coperture preventive, però pure loro hanno accettato tante volte il 3-3 mentre attaccavano, quindi l'ho detto pure prima, la media degli allenatori è cresciuta in questa categoria, ma è stata una bella partita alla fine di strada da percorrere per tutti. Mi dica solo sì e no in chiusura, con la Reggiana già è fondamentale? Fondamentale, ma state scherzando, ma non esiste proprio, ma proprio. Grazie è così facile dopo sei partite. Grazie a Gaetano Oteri.